Vittoria e 3 punti importanti, quelli del Milan a Cagliari. Un campo non semplice, anche se il Cagliari è nei bassifondi della classifica, ma non è mai semplice andare a vincere sul campo dei rossoblù. Il Milan ha interpretato bene la partita, sofferto poco, fatto tanto possesso palla. E il Cagliari, sì, ok, è andato in vantaggio con l'Uvumbo al 30° del primo tempo, però il Milan la stava controllando la partita, è stato un episodio sporadico e siamo stati bravi a recuperarla subito. E infatti, dopo 10 minuti è arrivato il pareggio di Okafor, complice anche lo sbaglio del portiere rossoblù, e in chiusura del primo tempo Tomori l'ha ribaltata, quindi riportando il Milan in vantaggio e chiudendo il primo tempo sullo 2-1, cosa importante. Nel secondo tempo il Milan ha amministrato la partita, è arrivato il terzo gol di Loftus-Cheek con un gran tiro da fuori area e poi ha solamente gestito e ha fatto anche rotazione facendo riposare qualche giocatore che ha giocato tanto fino ad ora in queste partite qua. La partita di Adli ha giocato in un ruolo particolare, quello davanti alla difesa. Sì, un pochino lento, deve essere un pochino più veloce, però diciamo quello è un ruolo particolare. Il ruolo davanti alla difesa, perché poi se perdi palla si sa che vai in difficoltà. Per il resto, per quanto mi riguarda, migliore in campo Reinders, anche se poi dopo è stato sostituito, ma è uscito anche perché per farlo riposare, perché è uno dei titolari e ha giocato tante partite da inizio stagione. Per me il migliore in campo è lui. Per quanto riguarda il resto, partita con sofferenza poca, Sportiello, se non ricordo male, ha fatto oltre al gol di Luvumbo nel primo tempo, l'unica parata l'ha fatto al 90°, 88°, comunque nel finale di partita. Per il resto, 3 punti importantissimi e ora già a testa alla prossima sabato con la Lazio a San Siro.